Forza, colleghi. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'emendamento 1.01 Caparini. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere contrario. Commissione Governo, relatrice Forza Italia, favorevole relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Grassi. Berretta. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.02 Colletti. Chiede di intervenire, prego, onorevole. Grazie Presidente. Ci spiaciamo che l'Aula abbia votato contro l'emendamento precedente riguardante le operazioni di infiltrazione, che era un emendamento che ci era stato richiesto da più parti per contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. In realtà abbiamo, anche con questo nostro emendamento, la possibilità di dotare le forze di polizia e la magistratura nella prevenzione e nella ricerca di reati contro la pubblica amministrazione di due nuove modalità, già in realtà utilizzate per altre fattispecie criminose, ovvero l'operazione sotto copertura e il cosiddetto agente provocatore, modalità utilizzate già in altri paesi, utilizzate con profitto in altri paesi dove i reati contro la pubblica amministrazione sono sanzionati in maniera ancora più forte rispetto all'Italia, dove i dipendenti infedeli rischiano addirittura la loro pensione se condannati o sanzionati per reati contro la pubblica amministrazione. Questa norma, come detto prima, ci è stata richiesta sia dalla magistratura che dalle forze di polizia. Allora, in questo ambito e anche per l'emendamento successivo che va a modificare la norma tale da prevedere il solo agente provocatore, chiediamo al Ministro che è venuto qui in aula per difendere questa legge una sua opinione sull'emendamento specifico, una sua opinione sulla possibilità di normare l'agente provocatore e le operazioni sotto copertura anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Grazie. Ci sono altri che chiedono di intervenire? Non essendoci nessun altro iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.02 Colletti. Parere contrario, Commissione Governo, relatrice Forza Italia, favorevole al relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Colonnese, Sgambato, Lainati, Fanucci, Fanucci, ci siamo, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.0.